Nella mattinata di mercoledì 24 luglio, i carabinieri della compagnia di Rivoli hanno dato luogo ad una massiccia intensificazione dei controlli sul territorio, tesa a prevenire e reprimere reati in genere e soprattutto contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e delle truffe ai danni delle persone anziane. Il servizio, effettuato nelle aree di Collegno, Grugliasco e Alpignano, ha visto impiegato un cospicuo numero di pattuglie, supportate nella circostanza dal prezioso contributo dell'alto di un elicottero del nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano. L'attività, che si è tradotta nel controllo di 29 automezzi e 37 persone, ha portato alla denuncia di un uomo sorpreso dagli operanti nel tentativo di commettere un furto su un'auto nell'area di parcheggio di un centro commerciale. Alla denuncia in stato di libertà di un 19enne sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente perché mai conseguita, alla denuncia di un soggetto colto a bordo di una bicicletta a provento di furto, alla denuncia di un altro soggetto colto all'interno di un esercizio commerciale a rubare alcuni generi di consumo, alla denuncia di un 33enne evaso dall'abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, alla denuncia di un 22enne colto alla guida di un'autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Nello stesso contesto, inoltre, un 25enne è stato segnalato alla competente prefettura quell'assuntore di sostanze stupefacenti in quanto colto in possesso di 3,5 grammi di marijuana. Servizi della stessa portata sono destinati a ripetersi nei giorni a venire.